Dopo aver in parte risolto il problema della mancanza di medici di base, Vittuone attende l'apertura della casa di comunità annunciata da ATS. Dopo la riforma regionale sanitaria abbiamo affrontato questi temi con il primo cittadino Laura Bonfadini. Infatti Vittuone è uno dei comuni del Magentino che ospiterà una casa di comunità e l'unico sulla via Novara. Ma da tempo si attende una data ufficiale per l'apertura del servizio. La casa di comunità, dalle ultime informazioni che abbiamo, questo poi bisogna sempre metterci un punto di domanda, dovrebbe essere pronta a fine 2024, inizi 2025. Noi abbiamo già operato la cessione in diritto di superficie del terreno, l'ATS è già stata qua, ci ha spiegato come sarà il progetto. Quindi questo sicuramente è un tema fondamentale per i servizi sul territorio. Ci sarà un centro per rilievi, ci sarà lo spostamento del consultorio, quindi ci saranno tutta una serie di servizi infermieristici, di medicina di base, ecografici che potranno aiutare le persone magari a non allontanarsi da Vittuone, avere servizi più importanti. Si parla anche dell'infermiere di comunità, e questo è un altro tema importante. Per il sindaco Bonfadini le soluzioni per la medicina territoriale non si devono fermare alla casa di comunità, ma proseguire con altri servizi che l'amministrazione sta cercando di mettere in campo. Noi ci teniamo alla sanità, abbiamo fortemente voluto riattivare il centro prelievi di Vittuone. Questo per noi è importante, specialmente per la nostra popolazione anziana che di questi servizi ha tanto bisogno. Per noi potenziare sicuramente sarà importante. Stiamo anche lavorando nel frattempo alla creazione di un piccolo poliambulatorio che si troverà nella ex casa del custode delle scuole medie.